il cristiano non può tenere nascosta la sua fede perché traspare da ogni parola e da ogni gesto, perché il cristiano vero cambia in profondità la sua vita. Così ha detto Papa Francesco prima dell'Angelus, commentando le due parabole del Vangelo di oggi, quella del tesoro nascosto nel campo e della perla di grande valore. Dopo l'Angelus, il Papa ha pregato per la fine dei conflitti in corso nel mondo, in Medio Oriente, Iraq e Ucraina, ed ha ricordato che 100 anni fa ebbe inizio la Prima Guerra Mondiale. Cari fratelli e sorelle, domani ricorre il 100° anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, che causò milioni di vittime e immense distruzioni. Tale conflitto che Papa Benedetto XV definì un'inutile strage sfociò dopo 4 lunghi anni in una pace risultata più fragile. Domani sarà una giornata di lutto nel ricordo di questo dramma. Mentre ricordiamo questo tragico evento, auspico che non si ripetano gli sbagli del passato, ma si tengano presenti le lezioni della storia, facendo sempre prevalere le ragioni della pace mediante un dialogo paziente e coraggioso. In particolare, oggi il mio pensiero va a 3 aree di crisi: quella medio orientale, quella irachena e quella ucraina. Vi chiedo di continuare a unirvi alla mia preghiera perché il Signore conceda alle popolazioni e alle autorità di quelle zone la saggezza e la forza necessarie per portare avanti con determinazione il cammino della pace, affrontando ogni diatriba con la tenacia del dialogo e del negoziato e con la forza della riconciliazione. Al centro di ogni decisione non si pongano gli interessi particolari, ma il bene comune e il rispetto di ogni persona. Saluto il gruppo dei brasiliani, le parrocchie della diocesi di Cartagena, Spagna, gli scout di Gavion, Portogallo, i giovani di Madrid, a Sidonia, Jerez, Spagna, e quelli di Monte Olimpino, Como, i ministranti di Conselve e Ronchi, Calza del Rugo, i lupetti di Catania e i fedeli di Acerra.